Grazie, allora grazie anche a Giorgio Terziani che invita sempre a questi incontri, secondo me giocavo in casa a Milano, quindi ero qua presente. Allora, titolo complesso, c'è cioè la modulazione fisiologica di infiammazione con il ruolo della nutrizione della nutraceutica. Io voglio parlare un po' di infiammazione in generale e su richiesta di Giorgio mi inoltrerò un po' nel campo minato della tiroide e degli aspetti dell'infiammazione della tiroide, delle tiroidie. Partiamo un attimo, mi ha citato, devo ringraziarlo Giorgio, ormai sto coinvolgendo nelle iniziative di medicina di insegnare. Cos'è la medicina di insegnare? Due parole veloci per capire, una medicina che si occupa di cause delle patologie, cioè noi cerchiamo di lavorare sulle cause, ovvero se una persona ha mal di testa, prima citava i cellulari, queste cose qua, è un approccio causale, poi magari non sarà solo il cellulare, saranno tanti fattori, però uno può avere un mal di testa di origine pressoria, uno può avere un mal di testa di origine digestiva, perché ha mangiato male, ha mangiato pesante, uno può avere un mal di testa di origine muscolo-tensiva, perché ha dormito male, con la testa piegante, eccetera. Allora è chiaro che se io do un'audi, un Voltaren, o peggio, un costume inibitore a ciascuno di queste persone, io sto semplificando. Però in realtà non faccio il medico, sto facendo il lacché di qualcuno che vuole vendere questi farmaci e non sto svolgendo il mio compito istituzionale, che è quello invece di curare attraverso un approccio causale. Quindi il telefonino può essere una causa, ma una causa può essere, quindi servirà il fisioterapista per il muscolo tensivo, servirà il magnesio, oppure servirà gli enzimi digestivi per la digestione, eccetera. Quindi devo lavorare con un approccio causale. E quando si lavora di approcci causali, ecco che l'ipotalamo assume subito un valore importante, e quindi la possibilità di regolare le risposte dell'organismo attraverso la regolazione ipotalamica, quindi imparare i segnali che vanno a toccare l'ipotalamo e a regolare tutti gli assi ormonali, diventano uno strumento per il medico importante, uno strumento che cerchiamo di insegnare. Un altro paio di messaggi da insegnare sono che noi siamo tutti sani, cioè usciamo da 2 milioni di anni di evoluzione in cui abbiamo sostanzialmente vissuto nelle caverne, superato freddo, gelo, eccetera. Oggi ci spaventiamo perché la temperatura è a 15 gradi, oppure perché non so, abbiamo la predisposizione al diabete, la predisposizione all'ipertensione. Ecco, noi all'epoca le predisposizioni erano solo utili, quelle che sono sopravvissute sono servite. Insomma, la predisposizione al diabete rappresenta una tendenza all'accumulo, no? Quindi in una zona della terra in cui c'era grande carestia, probabilmente la predisposizione al diabete ci aiutava a conservare con un po' più di cura le nostre scorte. Oggi la predisposizione al diabete con l'iperalimentazione di oggi ci crea diabete, ma prima delle predisposizioni c'è la nostra attitudine a essere sani. Io passo ai miei pazienti l'idea che sono sani di fondo, non è che poi sono, come dire, disallenati alla salute, e quindi possiamo riallenarci alla salute con un approccio che però è globale, come ci diceva prima Giorgio nel suo intervento, l'insieme di fattori, inquinamento, eccetera, e come ci ha meravigliamente detto poi Pier Giorgio, invece parlando di medicina quantistica e spiegandoci che non si può estrapolare un elemento dalla sua realtà complessa e pensare che sia gestibile separatamente. Allora mi dispiace, no, pensare agli epatologi, ai diabetologi, agli endocrinologi, magari sono già un po' più centrati, no, come i pediatri, come i geriatri, si fa medicina un po' complessiva, no? Mentre magari il radiologo, l'odontoiatra tendono a perdere un pochino di vista magari delle realtà complesse. Tuttavia io credo che una volta che uno è medico in senso completo, no? E mi spiace un po' che dalla facoltà di medicina sia sfuggito questo aspetto del medico come medico in generale. Noi abbiamo una rete di medici piuttosto sviluppata, siamo 575 in Italia simpatizzanti della medicina di insegnare, ci sono diversi qua in sala, e noi abbiamo, non so, a Modena c'è un medico di segnale che è dermatologo, no? Allora telefona alla mia segreteria una paziente, dice: dov'è che trovo a Modena un medico di segnale? Guarda, se vuole c'è il dottor X, può andare. Ah, ho
ho visto che è dermatologo, e allora dico, scusa, prima è medico, no? Poi è anche dermatologo. Dopo, quando uno studia la pelle, studierà tutti i fattori di disturbo della pelle, no? Quindi dovrà conoscere di nuovo il fegato, il pancreas, la digestione, il cervello, la psiche e tutto il resto, no? Quindi il medico prima di tutto è medico, allora la medicina insegnale aiuta, ci aiuta prima a essere medici, poi a essere specialisti eventualmente in quello di cui ci occupiamo. E poi un altro fastidio della medicina insegnale è l'abuso di farmaci, no? Ecco, dopo quando diventeremo tutti bravi a usare i campi elettromagnetici saremo più capaci di usare meno farmaci, ma intanto possiamo già cominciare secondo un approccio causale a usare meno farmaci e a usare più metodi invece causali, perché il farmaco veramente molto raramente ha un'azione tipo causale nei confronti della patologia. E quindi Osler diceva giustamente bisogna guarire dalla malattia e poi anche dalla medicina. Io invito i miei pazienti a leggere e studiare il bugiardino, è una pratica utile, no? Cioè, se voi pensate quando mi arrivano i pazienti che prendono i COX-2 inibitori che hanno fatto 160.000 morti negli Stati Uniti e l'unica cosa dopo 2 anni di sospensione che ha dato l'FDA è stata di mettere il black box, attenzione, di farmi l'infarto, e la gente se li prende, insomma, sai, il mio ortopedico mi ha detto, se non prende sto COX-2 inibitore la sua spalla non guarirà. No, intanto non guarisce neanche il costo di vittoria, tanto per essere chiari, non ti toglie, cioè ci sono i ladri in casa, tu spegni il segnale d'allarme, ma i ladri in casa continuano a esserci, no? Quindi noi dobbiamo capire come... E poi io dico, guardi che cosa un consiglio, non sono mai così drastico, ma cambi medico, cioè se uno le dà un costo di vittoria, lei deve cambiare medico, questo qui non c'è niente. Perché un fanno, ho fatto 160.000 morti, non si può darlo, ma dalla spalla, no? Adesso... Capisco, un'artrite reumatoide gravissima, di lunga data che richiede, e parliamo, insomma, non vediamo, però devi sapere, leggete il bugiardino, farmaci psichiatrici, no? Fate leggere il bugiardino, fatelo leggere fino in fondo, e la gente non prenderà più niente, però quando scopre che c'è impotenza, poi, e dopo, ma però aspetta, magari ci mettiamo da parte un attimo, anzi quello. E questo è lo schema, è quello che noi chiamiamo il paradigma della medicina insegnale, no? Dove abbiamo tante analogie con Giorgio, che poi appunto ci accompagna i nostri congressi, i nostri incontri, è appena uscito fuori, c'è il libro quasi che di medicina insegnale, ha fatto un tomone di 1000 pagine per vedere come è nuovo Harrison, no? Però c'è l'approccio diverso della medicina insegnale, che è una medicina scientifica, è una medicina alternativa, una medicina che ci dice delle cose diverse dalla scienza. Il problema è che spesso le informazioni scientifiche vengono tenute un po' nascoste, vogliamo parlare di statine, vogliamo parlare, no? Ci sono lavori scientifici che dicono delle cose e una prassi, quindi ci viene fare le altre, però oggi vi parlo un po' di tiroide e vedrete che la prassi medica sulla tiroide è di dare l'eotiroscopio quasi sempre quando i dati scientifici ci dicono attenzione, dovrebbe essere data nello 0,3% dei casi. Ma quali sono? Allora, noi ci occupiamo molto di leptina, chissà se c'è, che bello, anche il puntino rosso, quindi spaggiare sarebbe fiero, messaggio non corporeo, non materiale. Allora, la leptina è l'ormone della normocaloricità, no? L'ormone è un'adipochina prodotta dal tessuto adiposo e rappresenta il fatto che noi stiamo mangiando con abbondanza, no? Stiamo mangiando nella giusta quantità. La leptina ha dei recettori sull'ipotalamo per la leptina specializzati e il segnale ipotalamico della leptina è un segnale, come dire, tutto va bene, madama la marchesa, stiamo mangiando a sufficienza, siamo felici, facciamo l'amore nel tempo giusto, le volte giuste, eccetera. E quindi facciamo il movimento quando serve, quelle volte che serve, quindi la leptina va a dare questo segnale all'ipotalamo, il quale da un lato spegne la fame, no? Quindi i food cravings spariscono, poi c'è leptina, ma questo sembra ovvio, no? Mangio a sufficienza e mi si spegne la fame. Ma poi io vado ad attivare, grazie alla leptina, tutta una serie di assi metabolici che toccano tutto ciò che ci importa di avere in un individuo sano. Perché io rimango magro attraverso un'attivazione tiroidea, rimango ben muscolato e tonico grazie all'azione sul GH, sull'apparato muscolare, rimango di umore alto, no? Perché un buon sorrene mi tiene di umore alto, sono felice, ho voglia di fare, sono motivato, eccetera, e poi mi fa anche una serie di effetti, sono sexy, sono...
se sono una donna sono modellate dagli estrogeni, quindi non differenza vita fianchi, lombar carnosa, eccetera, se sono maschio ho le spalle grosse, se sono gay ci penso, non so cosa. E comunque ho una ottima fertilità. Prima il collega moderatore ha detto c'è una drammatica situazione di infertilità a livello maschile, a livello femminile, e questa drammatica situazione di infertilità dobbiamo ricordarci che è un aspetto importante della salute umana. Io non solo condivido questo, ma alle mie pazienti io chiedo, sono un po' provocatore, sapete che prima fine interrogo, quindi preparate. No, io chiedo, qual è la mission biologica dell'organismo umano, secondo lei? Mission biologica, sta bene, dice, lei cosa dice? Qual è? Stia bravo, ho chiesto una donna, gli uomini, subito, la riproduzione, non c'è, medicina, no? Infatti non c'è da buoni, perché io mi dà la risposta esatta subito, no? Subito, la riproduzione, le donne invece mi dicono essere felici. La sopravvivenza, mangiare, dipingere la bella Sistina, va benissimo, sono cose meravigliose, realizzarsi, sì, ma sono genitori che sono realizzati, che sono dipinto da sé, ma non avessimo fatto quello che invece lui ha assolutamente obiettivo, lei non sarà qua, cioè, invece noi siamo qua, quindi ho parlato non di mission etica, di mission biologica, no? Mission, quindi non è solo un elemento legato alla salute. A me è venuto in mente. Non devo giustificare. Non so cosa ho fatto stamattina. Per stamattina abbiamo un articolo sulla riproduzione degli elefanti. Funziona anche loro, per carità, ma lo stesso di provoce. Allora, questa qui è la mission biologica, cioè il corpo umano è vero che ha tutti questi assi meravigliosi, ma tutti questi sono un po' schiavi di questo qua, no? Quindi quando noi abbiamo il senso che sono, allora, batterio, una meva, basta che abbia il terreno nutritivo sufficiente e si riproduce, no? Noi esseri superiori, no, non l'uomo, intendo dire anche il topo, lo stambecco, eccetera, abbiamo bisogno invece di qualcosa di più, abbiamo bisogno di un combattimento, di una selezione, e questa selezione richiede muscolo, richiede magrezza, l'animale grasso non riesce a, e richiede motivazione, forza di volontà, eccetera. Allora, la tiroide, tanto per ricominciare a inquadrare il punto, no, quindi vuol dire quando una persona ha una bassa fertilità, non è solo un elemento, è proprio l'elemento chiave della salute che va a picco. No? Una ginecologa del nostro gruppo, ogni tanto io mi pizzico con i ginecologi perché dico la pillola, che noi tutti amiamo perché insomma è stato un elemento di libertà sessuale, eccetera, eccetera, è una forte violazione di questo equilibrio. Cioè quando io donna prendo la pillola, ho una castrazione chimica. E quella castrazione chimica può, in una realtà quantistica che prevede una continua interazione tra tutte le varie parti, essere indifferente agli altri assi. Io arrivo una persona che ha problemi di tiroide, di muscolazione e di depressione, e già prendo la pillola da 20 anni, dico beh, parliamone un attimo, vediamo, perché non è detto che quella castrazione chimica non abbia dato degli effetti dall'altro parte. E poi l'altra cosa è la nutrizione, dicevamo la leptina. Se io ho un flusso di leptina vuol dire che mangio in quantità adeguata e anche in qualità adeguata, perché se io raggiungo il flusso leptinico attraverso Coca-Cola, Nutella e pasticcini, è probabile che i miei su e giù glicemici generino un'alterazione della risposta leptinica corretta. No? Allora, se io ho una nutrizione sufficiente e adeguata, io ho anche uno stimolo corretto a livello di ovaie e testicoli. E se ho uno stimolo corretto da quella parte lì, avrò anche una stazione regolare, sarò tendenzialmente fertile. Poi magari non lo è mio marito, non riusciamo a riprodursi lo stesso, però voglio dire, intanto io sono fertile. E allora, perché quando andiamo in un centro fertilità, eccetera, prima di affrontare il problema nutrizione, che è chiaro a tutti che influenza la fertilità, cioè il DSM, trovate definizione di anoressia, deve avere almeno 3 mesi, adesso col 5 l'abbiamo cambiato perché non andava più bene, ma col 4, fino al 4, dice 3 mesi di blocco mestruazioni per poter definire anoressia. Allora se l'anoressia blocca la mestruazione vuol dire che la sottonutrizione blocca il ciclo della fertilità, quindi è chiaro a tutti, no? L'anoressia non è fertile nella stragrande maggioranza dei casi.
E quindi, se questo è chiaro, perché dobbiamo lavorare con ormoni pesanti con quando già con la nutrizione noi potremo modulare l'aspetto della fertilità di una persona? Ecco, allo stesso modo noi andiamo a lavorare sulla tiroide. Cosa fa la tiroide? Cosa fa l'ormone tiroideo? Qui sono tanti colleghi, che ricordo che la mia professoressa di anatomia, se qualcuno avrà conosciuto la mitica professoressa Vizzotto, che ora non c'è più, ma che molto severa, no? E lei ci disse in aula, quando si parlava di tiroide, ci disse, ma ragazzi, cosa fa l'ormone tiroideo? Alzò la mano subito, aumenta il metabolismo, bravo, questa è la risposta che potrebbe dare la sua vicina di casa. Adesso lei mi dia una risposta da studente di medicina adesso. E lì silenzio cupo, no? Nell'aula, dice, ragazzi, vi ho chiesto a livello biochimico che cosa fa l'FT3, che cosa fa l'ormone tiroideo. Ma Bibo qualche balbettamento, alla fine dice, ve lo spiego io. Se lo spiego io, adesso lo spiego io, così tolgo dall'imbarazzo, tutti fanno sì, lo sapevo, no, adesso lo spiego. È un disaccoppiante della catena dei citocromi. Adesso metà di voi ne sa meno di prima, ma l'altra metà ha afferrato il concetto invece. Un disaccoppiante della catena dei citocromi vuol dire che quello che io acquisisco attraverso il cibo, l'energia dei legami chimici che prendo attraverso il cibo, sapete che attraverso la glicolisi, il ciclo di Krebs, la beta-ossidazione, eccetera, eccetera, si trasforma in potere riducente, no? Che mi riduce il NADFA, quindi io carico il NADFA, che sono composti intermedi di questo potere riducente, quindi ho una bella energia caricata dentro a questi composti che mi vanno a scaricare sull'ossigeno all'interno del mitocondrio, no? Quindi devo avere ossigeno e devo avere mitocondri, no? Per esempio. Sapete che il numero di mitocondri all'interno della cellula è un numero che dipende, per esempio, da quanto abbiamo allenato quella cellula a gestire l'ossigeno in maniera intelligente. I testi scolastici ci dicono che una molecola di glucosio genera 38 ATP, cioè con una molecola di glucosio noi siamo 38 aminosintri fosfati, cioè riusciamo a fosfatare 38 ADP ad ATP. Bene, è sempre così? No, dipende da FT3. Se FT3 disaccoppia la catena di citocromi, lo sento anche il coenzima Q10, vi ricordo che ha come precursore il colesterolo, quindi attenzione, chi prende le statine non avrà coenzima Q10, quindi avrà una minore efficienza del mitocondrio, avrà una minore efficienza, e quindi da lì dolore muscolare, eccetera, degli anziani che prendono le statine, e così via. Scienza è questa qui, non è... Allora, se io disaccoppio i citocromi, io non avrò più 38 ATP, ce l'avrò 25, 32, 16, 1, 0, 37, un numero diverso a seconda della quantità di FT3. Quindi, capite bene, e qui lo dico di fronte a Spaggiari, che una caloria non è più uguale a una caloria. Perché se io prendo una caloria sufficiente, una quantità di calorie sufficiente a fare 38 ATP, cioè, ma come direbbe uno studente di Spaggiari, ma non Spaggiari che ha già capito tutto, direbbe, ma come? Ma allora abbiamo violato un principio della termodinamica. Una caloria è sempre una caloria. Io dico, certo, però cambia forma, no? Può cambiare forma. Allora, dove vanno di quelle 38 ATP potenziali, se ne fate soltanto 35, i 3 di differenza dove vanno a finire? In calore. E non abbiamo violato nessun principio termodinamico, perché noi abbiamo una parte che va in ATP e una parte che viene, per così dire, sprecata in calore. Il professore di fisica al liceo diceva che il calore è l'energia di serie Z, cioè l'energia di livello più basso. Infatti in quel caso lì, come dire, abbiamo creato degli attriti, abbiamo smontato la scaletta e allora è rimasta una parte di calore. Ma io, Luca Speciani, se devo dimagrire e lo faccio attivando la mia tiroide, io semplicemente una parte potrò continuare a mangiare come un lupo, roba buona, speriamo, ma una parte di quello che io ho mangiato andrà in calore e una parte andrà in ATP e io resterò magro e tonico. Allora la medicina insegnante si pone il problema e dice, come facciamo a interagire con i segnali corretti per attivare la tiroide? Devo mangiare, il primo segnale è mangiare. Infatti la tiroide come strumento ancestrale del nostro corpo, la tiroide dice, poi io
regolo la quantità di energia che mi serve per le mie funzioni biologiche in funzione del fatto che abbia tanto cibo o poco cibo. Quindi se avrò poco cibo, la tiroide dirà rallento un pochino. Se ho tanto cibo, la tiroide dirà beh, posso pompare un po' di più. Ma non pompa solo di più la tiroide, pompa di più anche tutto il resto, quindi mi troverò bello muscolato. Se ho da mangiare di più, mi troverò con due testicoli così, io magari tipo vai così, qualcuno di voi, e mi troverò un umore, tanta voglia di fare, voglia di studiare, combattere, discutere, no? Questa è la nostra vita, no? È l'espressione biologica della nostra vita, stiamo bene, siamo felici, abbiamo voglia di fare le cose, diamo una carezza ai figli, siamo calmi, riusciamo no? Allora, tutte le cose funzionano bene. Se io mangio sufficiente cibo, il mondo di oggi cosa ci dice? Alzati da tavola, sembra con un po' di fame. Ma perché? Salta il pasto se riesci, fai prima digiuno intermittente, la giornata macrobiotica di digiuno totale. No, la gente è una casa nervosa, bene al marito, no? E tutti questi assi qui vanno a picco. Allora, se io ho un paziente ipotiroideo, cominciamo a mettere le cose in chiaro, no? Cosa vuol dire ipotiroideo? Beh, questo è un po', quando vi racconto, faccio vedere quegli schemi lì, poi sono sempre una serie di studi, andate sul nostro sito, dietrovie.it, trovate una sezione, le basi scientifiche, già divise per argomento, per vi servono per fare relazioni, per fare un'altra qui. Sono anche commentati, la maggior parte. Siamo sempre indietro da aggiornare, però prima o poi ci riusciamo, non vi preoccupate. 585 mesi, ma 5 lavorano, ad aggiornare, quindi tanto per dirlo, prima o poi raggiungeremo un numero maggiore. Allora, andiamo diretti un po' sulla tiroide, no? Soffermandoci un attimo però sul discorso di ipossia, abbiamo parlato prima del mitocondrio all'interno della cellula, e vediamo, a proposito di adipochine, anzi torniamo indietro un attimo a vedere di cosa stiamo parlando, a proposito di adipochine prodotte dal tessuto adiposo abbiamo la leptina che appunto è segno della farmacologicità, ma abbiamo anche la adiponectina legata al movimento fisico, al dimagrimento eccetera, abbiamo la resistina che genera resistenza insulinica e la bisfatina o pisena, se infatto, che è invece una adipochina che infiamma, che genera infiammazione. Poi, ma perché produciamo delle adipochine che fanno male, no? Che generano resistenza insulinica? Perché la resistenza insulinica fa male nella nostra ottica. Io sono così arrabbiato quando sento colleghi medici che dicono questo è il colesterolo buono, questo è il colesterolo cattivo. Ma santo Dio, ma se madre natura ce l'ha messi dentro, non sono buoni e cattivi, se hanno un'inflammazione, una falata, nella nostra specifica. In realtà può darsi che abbiamo un'esagerazione di uno e una riduzione dell'altro, però non possono essere buono e cattivo, no? Cioè l'LDL va dal fegato ai tessuti, quindi va a nutrire, come fa a essere cattivo una roba che nutre, no? L'HDL prende i residui, la spazzatura e la riporta indietro allo spazzino, è buono, cioè non per voi, ma cioè, se io fossi una cellula tissutale direi oh che bello, arriva l'LDL, no? E poi quando arriva lo spazzino, salve, arrivederci, con la mancia, buongiorno, porta via i residui, è buono e cattivo, no? Allora, se esistono resistine e bisfatina non sono buone né cattive, sono due molecole, noi oggi siamo tutti un po' grassi, un po' supernutriti, un po', e quindi la resistina ci dà fastidio, no? Perché alza la resistenza insulinica, ma alza la resistenza insulinica in una modalità indipendente dallo zucchero. Allora, mettiamoci in una modalità paleolitica, lo zucchero non era praticamente disponibile, no? Vivevamo in un mondo senza zucchero, a differenza di quello attuale che ce lo mette dappertutto. E la resistina rappresentava un meccanismo di aumento della resistenza insulinica, che quindi spostava verso l'accumulo una parte del nostro apporto nutrizionale. Ora ricordiamoci che resistenza insulinica non è un termine globale, corporeo, è sempre distrettuale. Quando io dico la resistina alza la resistenza insulinica, sto dicendo aumenta la resistenza insulinica nei tessuti muscolari, cioè metto meno zuccheri dentro al tessuto muscolare, ma facilita invece il passaggio degli zuccheri all'interno del tessuto adiposo. Ricordiamoci che sono sempre differenziali.
anche a livello ginecologico, parlando di fertilità, voi tutti conoscerete la policistosi ovarica, la policistosi ovarica, anzi la sindrome dell'ovario policistico, per essere più precisi, è legata proprio a un effetto dell'insulina sulle cellule dell'ovaia, dove le cellule androgeniche e le cellule estrogeniche dell'ovaia, presi estrogeni, hanno risposte diverse, differenziate all'insulina. Quindi se io alzo l'insulina, favorirò di più le cellule che producono sostanze androgeniche e quindi avrò una mascolinizzazione della mia paziente con sindrome policistosi ovarica. Quindi è sempre un'azione, come dire, differenziale. Io ho aumentato la resistenza insulinica, però ottengo delle azioni differenziali, come appunto diceva giustamente Spaziale, non si può estrapolare un pezzetto, l'ovaia non è un pezzetto isolato, ma è qualcosa che è coerente e in collaborazione continua con tutto il resto. Allora, vediamo invece le gestine bisfatina, perché c'è un circolo vizioso maledetto che dovremmo cercare di... I circoli viziosi nascono dal fatto che il corpo non li ha mai incontrati, magari per 2 milioni di anni, allora diventano poi viziosi nel mondo di oggi. Però la resistina, appunto, la lipochina, ricordatevi che le lipochine sono le molecole segnali più potenti. Cioè, rispetto a un'interochina, una lipochina è più potente. Cioè, la grelina lavora sulla fame, la leptina lavora sulla fame, se sono coerenti, perfetto. Se sono in conflitto, vince la leptina. Perché? Perché è il segnale più avale, il segnale più affidabile. No? Io potrei aver mangiato dei tronchi di legno, la mia grelina sparisce, quindi il segnale della fame è boh, non devi più mangiare, ma la lettina dice, oh, qua non mi sta arrivando niente, continua ad avere fame e ci salva la vita, quindi la lettina è più preziosa per me, cioè ha più valore. Allora, la resistina è, diciamo, una lipochina prodotta in cellule adipose dove in condizioni di infiammazione, quindi cellule adipose infiammate fanno resistina. Qual è la logica di questa cosa? La logica è... Io sono infiammato, quindi se sono infiammato è bene che trattenga un po', può darsi che io abbia un ginocchio spaccato, può darsi che io abbia un'infezione in corso, allora è meglio che io conservi un po' di più la mia energia, no? per le mie scorte, no? E quindi alzo la resistenza insulinica. Quindi la resistina è una difesa naturale, sono infiammato, produco resistina, benissimo. E poi in perfetta coerenza anche neutrofili, macrofagi, si è scoperto il gruppo di Mitchell Lazzaro, ha scoperto la resistina pochi anni dopo la lettina di Friedman, e quindi neutrofili, macrofagi e cellule di cuore infiammate fanno resistina. È un meccanismo di prudenza evolutiva. In condizioni di ipossia o di iperglicemia, quindi tutti e due i fattori, ipossia o iperglicemia, gli adipociti producono bisfatina, che è una lipochina proinfiammatoria. Allora, è chiaro che se io sono infiammato e sparo resistina, io genero iperglicemia, perché la resistina mi aumenta la resistenza insulinica, quindi io mi trovo a essere iperglicemico. E se sono iperglicemico, l'iperglicemia induce produzione di bisfatina. Allora, la bisfatina a sua volta induce infiammazione diffusa, facendo produrre agli adipociti, o quarti 9 maledetto, produce nuova resistina, creando un circolo vizioso. E l'ipossia aggrava di nuovo tutto, perché ancora... No? L'ipossia mi fa produrre bisfatina. Allora io da una parte infiammo, l'infiammazione mi fa un meccanismo di prudenza che mi fa avere la glicemia più alta, però mi genera bisfatina e quindi mi infiamma di nuovo. L'infiammazione mi fa produrre nuova resistina, io aumento ancora la resistenza insulinica e mi trovo con le persone che a 50 anni sono col pancione, la faccia tutta bianca e rossa, eccetera, no? Perché hanno sviluppato questo meccanismo. Allora intanto combattiamo l'ipossia e combattiamo l'iperglicemia con sistemi di controllo di maggiore disponibilità dell'ossigeno, respirando anche all'aria aperta, non stando sempre in luoghi chiusi, eccetera, eccetera, con, come si combatte l'ipossia, oltre che col self-food, si combatte con, controllando per esempio ferritina, sideremia, eccetera, perché se uno è basso di ferro non funziona, controllando la situazione polmonare, un asmatico sarà sempre un po' ipossico, quindi controllando le allergie, controllando ancora l'infiammazione, vedete quanto tutto è collegato, no? Una cosa con l'altra. Poi il medico di segnale, ne ha di lavoro da fare, tutti noi ne abbiamo di lavoro da fare sui pazienti, ma un colpo di qui, un colpo di là, cioè aiutandoci, no? No, arriviamo, ma no, prendi il cortisone, va, a posto, no? Non ho risolto niente, solo ha allungato il problema e aggravato. Allora, possiamo lavorare in tanti modi, no?
per muoversi, no? Muoversi rende le nostre arterie più elastiche, le nostre arterie più elastiche portano più sangue nei vari distretti. Quando io mi muovo a lungo capillarizzo, e se io capillarizzo riesco a portare ossigeno con più efficienza nei vari distretti. Allora sono tanti modi per ossigenare, quanti più ne troviamo tanto meglio è. E invece poi andiamo al posto di iperglicemia, andiamo nei negozi, troviamo nei supermercati, troviamo questa roba qua, no? E nessuno, nelle TV di Stato, dal Ministero della Salute, cioè nessuno ci dice, voglio dire, magari lo dicono, no, nei lontani, nascosti luoghi di scienza, no? Allora, sì, andate sul sito, trovate la raccomandazione, cioè non c'è meno zucchero, cioè, no. Poi andate a Sanremo, no, vedete Sanremo, e niente, c'è la star che si mangia la brioche, nessuno pensa, no, cioè quella cosa lì vale 100 volte come diseducazione, e andate nei supermercati e fate, e trovate questa roba, interi scaffali di roba che è zucchero, circondato di zucchero, coperto di zucchero, iniettato di zucchero, avvolto nello zucchero, eccetera, no? Nei bar, cioè io vedo i bar con sta roba, tutti hanno sta roba qui, ma cos'è sta roba? Cioè è cibo, non è cibo, però c'è gente che la compra. Ed esce bella felice, si fa dare il resto, no? Mi dia anche due caramelle. No, non so quando, ieri a una conferenza e c'era un pacchetto di caramelle. L'ho preso, l'ho nascosto subito, no? Nella mia conferenza caramelle non ci sono, nessuna conferenza. No, rispetto di tutti, però quella. E queste sono le quantità di zucchero. Cioè voi immaginate, sono 35 grammi di zucchero, una roba che mi genera un'iperglicemia mostruosa, ma abbiamo visto che l'iperglicemia poi vi va a generare, possibile, e tutto il resto correlato, no? E malfunzionamento dei vari organi. Allora voi immaginate di invitare un amico e gli date una tazza di tè, che più o meno corrisponde a quella quantità lì, no? Poi, siccome non gli volete bene, gli mettete la zuccheriera davanti, lo tutto buono. Aveva fatto uno sgarbo qualche tempo fa, eh. E lui ci mette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zollette, no? Poi lo guardate e dite, ma hai avuto dei problemi nell'infanzia, no? Cioè, 7 zollette, chiunque beva una roba così, ma uno guarda nell'altra, sta te, chi no, e queste qui perché la più famosa, no, non ce l'ho con uno o con l'altro, no? Sono tutti assassini. Allora vediamo le cause di infiammazione cronica, quali sono i picchi iperglicemici dell'alimentazione squilibrata, quindi zucchero, farine raffinate, anche qui andiamo al ristorante, ci sono primi raffinati, no? Riso bianco, pasta bianca. Ero ieri a un corso che abbiamo fatto per sportivi, molto bello, veniamo a Milano tutti gli anni, e niente, c'era questa idea, no? Riso bianco e pollo è il pranzo pre-partita, no? Riso bianco e pollo, cioè così è un picco glicemico, che arriva in partita, che sei in reattività ipoglicemica, che le gambe molle fa gol nei primi 3 minuti 3-0 e via. Poi abbiamo il sovraccarico da stimoli ripetuti, qui tutto il grande campo dell'intolleranza alimentare, tutti nella ticina, lieviti, no? Abbiamo segnali ipotalamici di squilibrio, appunto interferenti endocrini, pesticidi, inquinanti, che diceva Giorgio prima, ma anche digiuni, diete assurde, farmaci, no? Voi pensate un farmaco antipsicotico, che razza di interferenza ha con tutto l'organismo, cioè un tempo li chiamavano neurolettici, no? Che tradotto in italiano vuol dire ti rincoglionisco, no? Questo non piaceva tanto all'industria farmaceutica, dire neurolettici, allora adesso sono diventati stabilizzatori dell'umore, quindi uno arriva a casa, no? Scaccia la ciabatta, mi ha dato la multa oggi, no, c'è il tuo stabilizzatore dell'umore, adesso mi lo prendo, quel gastroprotettore, adesso lo danno anche per gli antibiotici, no? Che non ha un senso medico, io come medico mi vergognerei da un gastroprotettore dopo antibiotico, perché ma se dai dei fermenti, insomma, no? Il gastroprotettore che ti uccide, cioè, si chiama gastroprotettore che uccide il cielo dello stomaco, fantastico, no? C'è lo squartatore, è un suono cieco, perché suona meglio, no? E allora farmaci interferiscono pesantemente, cioè un neurolettico preso per 10 anni ti fa mettere su 50 kg. Quindi è un'interferenza pesantissima con il metabolismo, non oso pensare, fertilizzare, tutto il resto che succede. Sedentarietà, obesità, siamo tutti lì, no? Adesso sacco l'inverno, fa freddo, non vado più, capite, estate, sa d'estate, c'è caldo, ma questo buio non si respira, capito? Organizzati, no, è nudo. Non è che all'equatore, no, i nodi, cacciatori e coglitori, no, oggi non caccio perché c'è caldo, no, la cacciava.
infezioni tali, questa infiammazione acuta, però distinguiamoci, c'è l'infiammazione acuta che è utile, che serve, che funziona, mi spacco il ginocchio, è inutile che prenda, sì, il ghiaccio al momento per non fare il melone, ma poi dopo devo lasciare che lavori, che guarisca, no? Se invece comincio a prendere antidolorifici, certo, ci mette anni a guarire, no? Nei mesi a guarire il problema. L'infiammazione è utile perché le chiama, macrofagi, fibroblasti, cioè tutto quello che deve funzionare, pulire il tracciato, eccetera, eccetera. No? Questo so perché, ecco, ci metti il template della questo per mangiare in privato, sono storico di dilungarmi su questo, no? Diabete, anche qui si parla di diabete, di iperglicemia, abbiamo parlato come fattore di aggravamento di tutto, io uso questa, la metafora del lavandino, dove dalla bocca dell'acqua lì escono gli zuccheri che noi mangiamo sostanzialmente, se escono troppo veloci, quindi usiamo zucchero, farina bianca, eccetera, non abbiamo il tempo di rimuoverli con efficienza, lo spiego ai pazienti, lo capiscono loro, e invece i diabetologi fanno più fatica. Allora, quando io mando dentro zucchero in quantità qui, io poi devo capire qual è il foro d'uscita, e mi sorprendo che i miei pazienti, questa cosa qui non la capiscono, devo proprio spiegare, dove va lo zucchero che è nel suo sangue? Non sanno, non lo capiscono. No. Alla fine gli devo spiegare, guardi, va negli organi, ah, ecco, no, sanno cose diverse. Allora, va negli organi, e quando io faccio la mia bioimpedenziometria su 75 kg, se no 42 di muscolo, allora io posso semplificare dicendo che il grosso va nel muscolo, no? Poi una parte va al cervello, una parte va al fegato, una parte alla milza, una parte alla pelle, una parte al pelo, il grosso 42 kg va nel muscolo, allora 42-75 kg, allora questo 42-75 kg che va nel muscolo, se io il muscolo tengo fermo, no, si muove, cioè rimane qua lo zucchero. Cioè bussa e dice, si può, e il muscolo dice, occupato, e quello rimane lì, no? E alla fine la glicemia sale. Allora, inutile che mi parlate della metformina, dei DPP4 inibitori, dei glitazoni, perché poi li fanno uscire le ultime 6 mesi dopo perché fanno cancro, ok. Ma se io continuo a dare qualcosa che per dire slarga sto buco, ma sotto, come se avessi il lavandino con l'acqua che viene su perché è intasato, e viene l'idraulico che allarga il buco, cosa ha fatto? Niente, perché c'è l'acqua che viene su dalla fogna, quindi non riesce ad andare giù. Allora anche qua, il movimento è la prima regola antidiabetica, no? Se io muovo la glicemia alta e muovo, e poi da caso quel movimento fa anche un sacco di altre cose belle, un sacco di belle slide da lì. Questo è legato all'infiammazione da cibo, qui abbiamo un esempio di infiammazione immediata di tipo allergico, mangio la fragola, mi riempio dei puntini rossi, vado sopra la soglia subito. Invece in questo caso ho una sommatoria di segnali che non è così facilmente identificabile, ma che supera la soglia solo quando raggiungo un certo limite. Per esempio facciamo un test anamnestico molto semplice, che proponiamo in visita ai pazienti, cosa faccio? Compilano un questionario, sono centinaia di domande, ogni schermo QASA, ogni paziente in funzione di queste domande, perché la risposta a queste domande ottiene un certo punteggio su dei gruppi alimentari, no? Quindi poi in visita magari si parla dei diversi gruppi alimentari cercando di orientare, delle volte semplicemente nel colloquio col paziente senza bisogno di nessun test, si hanno dei dati anamnestici, guarda, te lo devo un bicchiere di latte, corro in bagno col cagotto, allora è evidente che i latticini ti dà un problema, no? E quindi si può affrontare, oppure ti dice sì, ho mal di testa tutte le volte che mangio un piatto di pasta, o al contrario, non so, vado in bagno solo col kiwi, allora nickel, fisso, no? C'è questa cosa qui, nickel, lavorate sul nickel. Sintomi, vanno, tutti quelli delle allergie, ricordiamoci che l'infiammazione da cibo colpisce 30-35% della popolazione, mentre le allergie immediate il 2%, non è inutile a spendere soldi al contribuente, andare a fare gli esami sul crine di cavallo e l'acaro della polvere e l'erba d'appola. Che uno cosa fa? Non sa che l'erba d'appola è allergica, evitate l'erba d'appola. No. Perdiamo soldi al contribuente, invece lavorando sulle intolleranze. Oggi chiamate food sensitivities, no? Non chiamiamo intolleranza perché sennò è pure lattosio, qui va, eccetera. No? Oggi dignità scientifica, finalmente, dopo tanti anni di riduzione, semplici, cure alternate, ecco. E quindi concludo sulla tiroide, no? Sul discorso tiroide, abbiamo le cause e vediamo intanto che la carenza calorica, quello che abbiamo detto prima, è alla base dell'ipotiroidismo, quindi la tiroide rallenta in modo funzionale e direi intelligente nel momento in cui io sono in carenza calorica. Primo punto.
Secondo punto, guardate, sia ipo che ipertiroidismo, l'ho segnato in rosso, hanno un'infiammazione cronica, quindi ricordate resistina, bisfattina, ipossia e tutto il resto, come una delle cause più importanti. Qui sono immagini che ci vengono spacciate come immagini sane, no? Invece sono persone malate, bisogna capire se finché non pensiamo che queste persone sono sane, avremo sempre le tiroidi che non funzionano, per forza. Qua un po' meglio, dobbiamo tenere un po' su, quando vedo quell'immagine lì, devo proprio vedere questa, che simbolo fallico in mano. Anche qui, attenzione al lavoro di Dujogia dal 2002, no? Effetto di obesità e starvation sull'ormone tiroideo, come la crescita e secrezione di cortisolo. Cioè l'ormone tiroideo è documentato, no? Quello che diciamo noi è scienza, poi la scienza è sempre discutibile, ma abbiamo che se io non mangio, la mia tiroide rallenta. Delle cose, terapia sostitutiva tiroidea, no? Allora, vediamo, forse lo prendo più davanti, ma vabbè, tanto le so a memoria, me le racconto così. È la conversione da Keynote a Windows. Che, le due maggiori società europea e americana di endocrinologia, io di solito litigo con le società di specialità perché spesso sono dietro finanziamenti, sostegno, eccetera, eccetera. In questi casi sono invece in pieno accordo. Le due società maggiori di endocrinologia concordano nel dire per TSH fino a 10 non si tratta con Eutyros, con Eutyrosina. Perché dicono non si tratta? Perché lo spiegano entrambe, salvo casi particolari, e naturalmente in situazione normo FT3, normo FT4, e quindi dove gli ormoni ci sono, no? E che sa che è alto fino a 10, non si tratta. Poi sono dei lavori scientifici che dicono gli anziani sopra i 65 non si tratta neanche se è più alto il valore di TSH, se abbiamo tutti gli anziani trattati e tutte le giovani ragazze trattate con TSH 5, 6, 7, 8. Allora, perché dicono? Perché si va a generare ipertiroidismo di androgeno. Cioè lo dicono bello chiaro, no? Ma a me sembra abbastanza ovvio, cioè siamo medici, facciamo funzionare il cervello, è stato 6 anni, ho specialità, è master, è porca miseria. Allora, se io ho gli ormoni perfetti, vuol dire che il TSH, che non è un ormone tiroideo, è un ormone ipofisario che stimola la tiroide a lavorare, lo chiamo il frustino dell'ipofisi, no? E nei pazienti lo racconto così. Quando il suo TSH è semplicemente il frustino che l'ipofisi utilizza per far lavorare correttamente la sua tiroide. Allora, chi ha deciso che quel frustino deve essere uguale a 2, a 1, a 3? È un indice, no? Ma poi siamo noi a doverlo valutare. Allora, quel frustino lì, se anche fosse 50, io ho avuto pazienti che hanno avuto fino a 293, sono ancora vivi, vi assicuro, e stanno bene, potrebbe essere anche 50, è semplicemente il valore che l'ipofisi sceglie di usare come andamento della frusta per far produrre la giusta quantità di ormoni. Noi, come medici, dobbiamo preoccuparci solo che gli ormoni siano prodotti in quantità adeguata, quindi andiamo a vedere se di 3 e di 4 sono dentro negli intervalli. Poi se uno ha 100 vuol dire che la sua tiroide sta facendo un po' fatica, quindi è giusto cercare di... però andiamo a capire a livello causale perché fa fatica la tiroide, no? Non sta mangiando, fa digiuno di lungo, bisogna trovare, no? È vegano. Allora andiamo a scoprire. Allora, quando io ho di 3 di 4 a posto, vuol dire che la quantità di ormone è perfetta. Se esistesse una terapia, diciamo, che aiuta, non so, l'ipofisi a lavorare meglio, perché le pause hanno, ma una terapia che vi dà dell'ormone aggiuntivo su una persona che ha già tutti gli ormoni a posto, mi spiegate che effetto fa? Si chiama ipertiroidismo di androgeno, che ha effetti collaterali molto più pericolosi rispetto a un ipotiroidismo lieve, ipotiroidismo peraltro sul clinico, come quello di un TSH un po' alto. Allora, anche un TSH 50, se di 3 e di 4 sono a posto, io mi pongo il problema come medico e dico, ha senso trattare? Non so se ha senso trattare, no, di fronte a problemi oncologici, problemi no, di altro genere, quelle sono altre considerazioni, secondo me la tiroide sana, l'ecografia, c'ha qualche nodulino, qualcosina, insomma, un po' di ipoecogenicità, un po' di quelle cose, ha senso trattare, non lo so, parliamo. Se voi aveste un paziente con la pressione perfetta, 120 su 80, adesso è già al limite perché sono state cardiologie, ma comunque perfetta, 120 su 80,
e questo avesse un indice renale simile TSH che vi dice il rene sta facendo un po' di fatica per tenere questa pressione perfetta, poi gli date un'antipertensione. Cioè, se glielo date, cosa ottenete? Che questo casca a terra perché la pressione va a 90 su 50. Qui non si dà un antipertensivo a uno che ha la pressione perfetta, perché gli hanno invece la levotiroxina a uno che ha ormoni tiroidei perfetti? È una domanda da porsi. Vi do due numeri, così avete tutti gli elementi, poi mi fai la domanda. Vi do due numeri, persone che hanno il dati statistici, c'è una slide, sono svanite con la conversione, forse troveremo il modo di desumare. Allora, il 4,6% della popolazione ha qualche problema a livello tiroideo, quindi ipotiroidismi subclinici, eccetera, no? Ipertiroidismi e così via. Di questo 4,6, il 93% è subclinico, cioè vuol dire gli ormoni perfetti. Quindi noi abbiamo un 7% del 4,6% che corrisponde circa a un 0,3% del totale, che possono aver bisogno di qualche intervento curativo di tipo farmacologico. Poi anche a quelli c'è un intervento curativo causale, non farmacologico, ma questo è un altro discorso. Ammettiamo pure di mettersi nei binari, no, delle società di endocrinologia e diciamo di dare. Allora, questo 0,3%, com'è che quando andiamo a fare la cena della banca, tutti insieme in 20, ce n'è 14 che prendono l'Ertilox? No? Me lo spiegate? E perché qualunque nostro collega che vede il TSH 5, 5 e mezzo, 6, tac, giù subito un bel Ertilox? E poi cosa succede? Che il corpo che aveva quel 4, 5, 6 ce l'aveva perché stava in equilibrio, perché magari mangiava poco, perché magari per tanti motivi, cosa fa? Ritornerà a breve al valore di prima. Quindi poi torna 6 mesi dopo dal medico, ancora 5, 6, la sua, è una tiroidite, tac, e subito aumentiamo del 5-50, cioè io ho dei pazienti, nel senso che mi sono trovato in carico dei pazienti che ne ha 175 microgrammi di Ertilox, con delle tiroidi sane all'origine, 5 anni prima, quando un tiroidectomizzato prende 75 se è piccolino e 100 se è un po' grosso. No? Cioè, un tiroidectomizzato gli abbiamo tolto la tiroide, funziona con 75, tu che ce l'hai e ti funzionerebbe pure? Allora cosa gli dicono? No, ma se non la tratto, dopo peggiorerà. Pure lei ha gli autoanticorpi, ma gli autoanticorpi? Riderebbe spaggiare di questa cosa qui, ma non sono anche loro una risposta, andiamo a vedere a livello quantistico, cosa, non sono anche loro una risposta che il corpo conosce. Un autoanticorpo è una risposta che il corpo fa, no? L'ha fatta in qualche occasione, poi per carità ha dovuto marcare un linfocita che produceva, quindi è una roba più stabile, che fa più fatica ad andare via, bisogna capire perché è nata quel problema lì, però io leggo gli autoanticorpi della tiroide come un sistema di... E allora, chiudo con questo esempio che vi farà magari riflettere, una paziente che viene da me in studio, chiama la mia segretaria, che è molto efficiente, e gli dice, ho un problema di ipertiroidismo, che esami devo portare? È istruita, dice, guarda, mi porta gli autoanticorpi, quelli del morbo di pesto, quindi anticorpi dell'ipertiroidismo, no? E poi TSH, T3, T4, mi bastano quelli se ce li ha recenti. Questa arriva in studio, naturalmente, avrete constatato anche voi qualche volta che o medico di base o il laboratorio di analisi non capiscono nulla degli autoanticorpi della tiroide, quindi arrivano sempre tutti, no? Sbagliati, o arrivano quelli dell'iper invece dell'ipo, o quelli del come GGGM, stessa roba. No? E, insomma, comunque arriva con tutti gli esami, con tutti gli autoanticorpi, no? E dice, ho speso una cifretta, dico, ma mi dispiace, dico, ma un esame di autoanticorpi non dovrebbe costare così tanto. No, ma infatti vedo che li hanno fatti tutti, no? E fa, allora aveva fatto proprio bene a farmeli fare, perché mi hanno detto che sono che ho gli autoanticorpi positivi, quindi il mio ipertiroidismo da morbo di pesto. Guardo, e naturalmente gli anti-TSHR, quelli del pesto, sono totalmente negativi. Gli altri due, quelli dell'ipotiroidismo, sono invece entrambi positivi, anti-TG e anti-TPO sono entrambi positivi. Questa signora aveva T3 e T4 fuori norma, cioè ce l'aveva più alti, e stava producendo tanto un 20% in più rispetto al limite. Quindi era un'ipertiroidia clinica, uno di quello 0,3% che richiederebbe trattamento, ipertiroidia clinica, totalmente negativa agli autoanticorpi del pesto, ma positiva agli autoanticorpi dell'ipotiroidismo. Non stava prendendo farmaci in quel momento. Come la spiegate? Se mi spiegate questo, avete capito
l'approccio della medicina insegnare sulle femministe. Chi è che si... ho portato due manuali della medicina insegnare, cioè sconto 10 che mi dà la risposta a 10. Potete anche dividere bene in due la risposta, no, loro la sanno, che sono quelli già afferrati. Come? No, beh, sicuramente ci potrebbe essere una componente, sì, sì. No, ma stiamo parlando proprio di aspetti biologici, vabbè, vedo lo smarrimento e ve la racconto io. Allora, questa signora aveva due noduli secernenti all'interno della sua tiroide, e questi due noduli secernenti erano la causa del leggero aumento, leggero, potevano essere leggeri, ma poiché c'era questo aumento, il corpo, nella sua intelligenza e saggezza, ha percepito un aumento del valore degli ormoni tiroidei in circolo e ha cercato tutti i sistemi di difesa. Qual è il primo sistema di difesa? Il TSH, il primo sistema di difesa. Però è un'arma spuntata, perché il TSH in stimolo, il frustino può andare su a 10.000, ma il rallentamento da un 2 ideale può andare a 0, poi basta. Quindi è un'arma che conta niente. Quindi il TSH certo era azzerato, ma poi il corpo ha detto devo fare qualcosa per contrastare questa cosa qui. Se non prende farmaci, devo fare qualcosa, cosa ha fatto? Disponeva della possibilità di fare autoanticorpi. E allora ha detto, intanto blocco un po' di tiroperossidasi, rallento un pochino la produzione di tiroglobulina e migliora un po' la situazione. Allora, se una paziente così, il medico con effetti di salame sugli occhi, dice, ma siccome hai gli autoanticorpi positivi, ti do l'eutiros, perché sennò poi diventerà... Cosa succede? Questa poveretta che ha già in iperproduzione di ormone, si trova altro che ipertiroidismo, c'era già l'ipertiroidismo, diventa un super ipertiroidismo e comincia a avere tachicardie, deperimento muscolare, insonnia, restless legs e tutto il resto. Sapeste quanti ce ne sono in giro di questi problemi? Allora l'approccio alla medicina insegnare sulla tiroide è un approccio rispettoso delle dinamiche naturali del corpo, partendo dal presupposto che il corpo o è sano, o se non è sano è saggio e quindi cerca la via minore di male minore, noi dobbiamo aiutarla con tutti gli strumenti possibili. E abbiamo visto che iperglicemia, infiammazione, possibile, eccetera, sono fattori di inquinamento, alimentazione scorretta, sono fattori importanti di protezione della salute. Se li seguiamo, stiamo sempre meglio. Grazie. Considerazione di che lavoriamo un ambito molto simile a proposito degli ormoni tiroidei. Non so se voi tutti ci avete fatto caso, ma quando il TSH rientra nel range della norma, gli uffici non vengono fatti le 34. Secondo me, non mi posso sbagliare, ma è un errore tremendo, perché non si riesce a valutare un eroe. Si possono chiedere all'ufficio le altre, siccome il TSH è normale. E poi in realtà esiste un'altra realtà, che è la T3 reversa, che nel caso in cui dovesse il corpo percepire una carenza dell'ormone, diciamo, ufficiale tiroideo, produce questo falso ormone tiroideo, che però viene disconosciuto, come viene disconosciuto tra l'altro l'ipotiroidismo subclinico, che poi è la stragrande maggioranza dei problemi. E sugli zuccheri, che sono la devastazione, soprattutto i carboidrati, molti vanno al bar e preferiscono prendere la bustina dello zucchero integrale piuttosto che un quello bianco, ma è la stessa identica cosa. Cambia la percentuale con la quale è stato aggiunto lo zucchero raffinato con la grassa, perché prima lo raffinano e poi lo colorano. Quindi è la stessa identica cosa. Quindi educazione alimentare, cosa che nella medicina si fa sempre di più, fortunatamente in situazioni come questa, ma si fa ancora molto poco, soprattutto a livello delle scuole, perché bisogna istruire i ragazzi, bisogna istruire le famiglie, quindi i comuni si dovrebbero impegnare un po' di più a fare dei corsi di formazione alle persone, perché chi ci sta uccidendo sono le aziende agroalimentari, fondamentalmente dagli anni 60 in poi, che comincia a fare la devastazione della salute. Quindi, siccome abbiamo ancora 5-10 minuti di tempo, se qualcuno di voi desidera porre qualche domanda, non lo facciamo. Poi mi è passato.
La mia domanda coinvolge anche il relatore, il primo relatore, il quale ok, magari gentilmente qualcuno chiama. Ok, a me piace molto la disallenamento che sono consegnato tra l'altro. Siccome rientriamo sempre nel campo dei mitocondri, i mitocondri si possono allenare. Se io faccio un certo tipo di allenamento, questi mitocondri nell'arco di 7-8 giorni possono raddoppiare il numero, possono ingrossare, addirittura con l'attività di resistenza, le creste occupano tutto lo spazio del mitocondrio, e questo però in queste relazioni non può. Cioè, è vero che siamo in un convegno in cui si parla di nutrizione, però come lei ha detto bisogna ragionare a 360 gradi, ha fatto degli esempi che riguardavano i nostri antenati che non avevano questi problemi, ma perché non avevano questi problemi? Perché l'uomo doveva correre per cacciare. Non solo, mangiava anche cibi che erano sempre biologici, a chilometro zero, colti dalla pianta direttamente e privi totalmente di zucchero e farine raffinate, quindi privi di quell'aspetto infiammatorio che invece c'è un libro molto bello di Jean-Claude Arsuaga, che è un antropologo molto bravo, che ha scritto A cena con i Neanderthal, e lui fa un esempio e dice: immaginiamo che ci siano una decina di ragazzi della nostra epoca e una decina di ragazzi, diciamo, uomini del Paleolitico, e intorno a un fuoco e si raccontano le loro paure, i loro dubbi, le loro perplessità, che cosa hanno paura per la loro salute. E allora dici: i nostri ragazzi direbbero: paura del cancro, paura dell'infarto, paura del colesterolo, paura di diventare grasso, paura, no? E i ragazzi paura delle malattie autoimmuni e la sclerosi multipla, e i ragazzi del Paleolitico dall'altra parte avevano detto: ma di che cosa state parlando? Perché in quell'epoca quel tipo di malattia non esisteva, si moriva nel primo anno di vita il 50% dei bambini e un altro 25% nel resto, quindi una selezione negli altri 5 anni, quindi era una selezione fortissima, no? Però non esisteva diabete, obesità, malattie cardiovascolari, cancro, non esistevano perché non c'erano le condizioni perché queste si sviluppassero. Quello che accennavo prima quando dicevo a proposito di predisposizione alle malattie, le predisposizioni erano un essere un po' più propensi a una cosa metabolica piuttosto che a un'altra, perché ci si era selezionati in un ambiente che favoriva quella cosa. Allora la corsa, io sono partito della corsa e degli effetti, diciamo, di prevenzione del movimento fisico, non è solo quello, cioè lo sport è una cosa e dall'altra parte io conosco tanti sportivi che mangiano male, sono depressi e hanno delle situazioni, o fanno troppo sport rispetto a quanto potrebbero permettersi per la vita che fanno, eccetera, e quindi non è solo quello, come appunto giustamente ci ha sbagliato, è sicuramente l'insieme di tutti i fattori da fare insieme. Certo che se uno mentre studio mi dice: io voglio stare bene ma sono completamente sedentario e non voglio sentire ragioni, dico: guarda, non è questo lo studio dove lei può mettere piede, ecco, cioè venga, facciamo due chiacchiere e poi non ci viene più, ecco. Mentre se una persona arriva e dice: io faccio fatica, fare sport, mi aiuti, devo trovare, allora tutto lo spazio possibile per trovare una via di compromesso, anche l'obesi 140 kg, andava a fare la maratona il giorno dopo, non bisogna bilanciare, solo cominciare a camminare piano piano, poi via via abituarsi, però dovrà sapere che quella parte lì è un punto irrinunciabile della sua salute, perché se rinunciamo completamente a un pezzo che invece è così centrale nella nostra vita, rischiamo di trovarci poi a mal partito, insomma, pagare il filo da un'altra parte. Sulle creste mitocondriali, questione della cardiolipina, c'è un collega di Borio Guido che in questi giorni ha pubblicato centinaia di post su questo argomento, ci siamo fatti tutta una cultura, è un'eccellente cosa.
grazie ancora. E qualche altra domanda? Volevo chiedere, le cellule che hanno necessità di glucosio sono quelle nervose e i globuli rossi, che sembrerebbe che la persona necessiti di circa 5 grammi all'ora di glucosio. Ecco, sarebbe possibile limitare al minimo i dati e i legumi da poter dare sulla alimentazione e costringere le altre gli altri mitocondri che possono funzionare a grasso, perché sembrerebbe o grassi buoni, ci sia una produzione di ATP maggiore e una minore produzione di radicali liberi. Questo allora, intanto i sembrerebbe bisogna lasciarli a sembrerebbe, no? Bisogna basarsi su lavori scientifici, dati scientifici, perché dopo con le mode siamo oggi tutti vegani, domani tutti carnivori e basta, assoluti, dopo domani. Invece dobbiamo rispettare una realtà biologica che è quella di esseri umani, che siamo stati per 2 milioni di anni nomadi, cacciatori e raccoglitori, quindi attenerci un pochino a un'alimentazione, per così dire, primitiva, no? Che rappresenta sicuramente l'alimentazione più sana e meno alterata che noi possiamo avere. Allora, tutte le cellule hanno bisogno di glucosio, no? Cioè è necessario un nutrimento di base, insomma, delle nostre cellule, il cervello ne è particolarmente affamato, però in condizioni di necessità può lavorare anche con chetoni, per esempio, quindi non c'è la necessità stretta, no? Di avere grandi quantità di glucosio in circolo. E noi soprattutto il glucosio dobbiamo imparare ad apportarlo non come glucosio, o come saccarosio che diventa poi glucosio, un maltodestrino, queste cose, ma dobbiamo cercare di apportare dei carboidrati a lenta cessione, no? Quindi carboidrati a lenta cessione, di cui appunto i cereali integrali, come vi citavo, sono un'eccellente scelta, ma che non possono essere quantitativamente dominanti all'interno del nostro piatto, perché l'uomo primitivo si nutriva sostanzialmente di frutta, verdura, tutta quella che trovava a disposizione ovunque, più il frutto della caccia, quindi carne, pesce, del furto, le uova e naturalmente anche il furto inteso come insetti, rane, frutti di mare, eccetera. E aggiungeva a questo un po' di radici commestibili, qualche seme, senza alcun dubbio, voglio dire, Neanderthal hanno usato le castagne nei climi freddi, e altri hanno utilizzato nocciole e semi di varia genere, quindi i semi fanno parte anche loro della nostra dieta. Nel momento in cui noi facciamo una scelta drastica, come fanno alcuni, e togliamo completamente tutte le fonti di carboidrati compressi, il corpo fa una cosa molto semplice, smonta le proteine, o quelle del corpo o quelle che noi abbiamo mangiato, per farne carboidrati, per farne glucosio. Però questo smontaggio avviene a danno di qualcosa, nel senso che nel caso dello smontaggio delle nostre proteine muscolari ci fa perdere massa muscolare, nel caso dello smontaggio invece delle proteine che noi mangiamo, a fatica il fegato e reni, no? Quindi toglie delle proteine e costringe il fegato e reni a un succo lavoro. Quindi io dico che è necessario, siccome non esiste una via metabolica che trasforma i grassi in zuccheri, noi per produrre il glucosio abbiamo la necessità stretta di avere dei carboidrati. Se non li usiamo nella quantità giusta, purtroppo questo comporta uno smontaggio proteico o delle proteine già esistenti oppure delle proteine che abbiamo mangiato con un costo però epatico e renale. Quindi dico, ognuno di noi dovrebbe più o meno centrare il fabbisogno. Seguo molti atleti che fanno tutta la maratona, che sono da 10 anni responsabile del medico della nazionale, di cui è stato anche Safefood uno sponsor qualche anno fa, e seguendo questi atleti mi rendo conto che la quantità ha partecipato con noi a una serie di lavori. Questi atleti, per esempio, che fanno 30 km al giorno di corsa, più la domenica l'uscita lunga da 60, hanno bisogno di quantità di carboidrati che sono molto più elevate rispetto a quelle che ordinariamente si consumano. Ma non è che gli manchi l'esigenza delle proteine, quelle che hanno bisogno in ogni caso, solo che questi, appena vanno in deficit di carboidrati, immediatamente smontano le proteine. Io mi trovavo a vedere questi atleti che arrivavano a un mese dalla gara perdevano massa muscolare perché avevano caricato il corpo senza assumere le quantità giuste, quindi anche per loro la lettina era un fattore di rischio, cioè bisogna comunque averla a posto la lettina.